ultimi dettagli per Matias Olivera al Napoli, le cifre dell'affare. Il Napoli è una delle squadre più attive in vista del prossimo mercato estivo. A confermare la voglia della società azzurra di costruire una squadra competitiva l'anno prossimo sono due acquisti dati ormai praticamente ufficiali. Parliamo del georgiano Cristo Kvaratskhelia e dell'uruguaiano Matias Olivera. Quest'ultimo è citato in particolare dal Corriere dello Sport questa mattina, il Getafe, proprietario del cartellino del ragazzo, e il Napoli stanno limando gli ultimi dettagli. I partenopei pagheranno il futuro terzino, colui che prenderà il posto di Fawzi Ghulam, circa 15 milioni di euro. Al ragazzo andranno invece 1,5 milioni di euro nei prossimi 4 anni. Napoli, chi è Matias Olivera? Dotato di un grande fisico e di una discreta velocità, pare essere il giocatore prediletto per prendere il posto di uno sfortunato Ghulam, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Oliveira è il classico terzino che non disdegna di correre lungo la fascia e di provare l'affondo decisivo per i compagni impegnati in avanti. Oliveira esordisce a livello professionistico con il Nacional, entrando in campo in sole due occasioni. Arriva poi la breve esperienza all'Atenas che gli aprirà le porte dell'Europa, più in particolare mostrerà le proprie qualità prima al Getafe, squadra dove maturerà definitivamente, e poi in prestito all'Albacete. Il vero salto di qualità arriva però solo nel 2019 quando torna nella città metropolitana di Madrid mettendo a referto ben 54 presenze in due stagioni. 2. Kvaratskhelia è del Napoli, già svolte le visite mediche. Le cifre dell'accordo. Il Napoli ha già messo a segno il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Si tratta di Kakavaika Kvaratskhelia, promettente esterno d'attacco georgiano classe 2001 e in forza alla Dinamo Batumi. Il ragazzo, come riferisce il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, ha già svolto le visite mediche con il club azzurro. Per annunciare ufficialmente il colpo e depositare i contratti in Lega bisognerà attendere l'apertura del mercato e dunque il 1 luglio, ma secondo il quotidiano romano gli accordi con il fantasista 21enne sono già stati definiti. Tanto che, appunto, il giocatore è stato anche sottoposto alle prime visite mediche, andate in scena in una località segreta e lontano da occhi indiscreti. Il Napoli ha lavorato nell'ombra, ha incontrato il suo entourage e l'intermediario italiano un bel po' di volte e poi ha chiuso. La definizione dell'accordo un quinquennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione e a seguire una prima sessione di visite mediche in una località segreta. Scrive il Corsport, Kvaratskhelia prenderà il posto di Lorenzo Insigne. 3. A Napoli è iniziata l'operazione rinnovi, ecco i tre azzurri che potrebbero allungare a breve il proprio contratto con il club partenopeo. Il Napoli sta progettando il proprio futuro che sarà caratterizzato da un importante restyling dell'attuale rosa. Tanti calciatori che, per motivi diversi, lasceranno il capoluogo campano nella prossima estate. Alcune operazioni in entrata sono state già imbastite dalla società Kvaratskhelia e Matias Olivera, NDR, e in parallelo si lavora anche per il rinnovo dei contratti. Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Giuntoli ha preso in carico i rinnovi di tre azzurri. Prolungamento in vista per Ramani, Juan Jesus e Meret.
il Napoli, in queste ultime settimane, sta accelerando, come risaputo, le pratiche per il rinnovo di Juan Jesus. Il difensore brasiliano arrivato la scorsa estate per fare il quarto centrale di difesa ha sbalordito tutti con dedizione e professionalità. Il contratto, in scadenza il prossimo giugno, verrà rinnovato per un'ulteriore stagione con ritocco dell'ingaggio. Stesso discorso per Alex Meret che, con l'addio di Ospina, dalla prossima stagione sarà titolare della Porta Azzurra. Il contratto del portiere friulano ha scadenza giugno 2023. Infine anche Amir Rahmani sarà premiato in questo senso, aumento e rinnovo. Sul difensore, che da questa stagione è uno dei titolarissimi di Spalletti, ci sono gli occhi di un paio di big europei.